Eccolo Stivello Magno ragazzi, riaccono tutti quanti carichi, pimpanti, arzini nel canale, un'altra bella serata insieme scoppiettante, piena di news, non soltanto di calciomercato ma anche relative agli incassi che la Juve sta facendo grazie alla Champions League, quindi andremo a vedere dettaglio per dettaglio tutti gli introiti derivanti dalle partite vinte, dal market pool e anche dal piazzamento Champions League che abbiamo appunto raggiunto compirlo l'anno scorso. Partiamo però con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti nel canale, grazie di esserci. A tutti quanti, mi regalate un sorriso ogni giorno e spero che mi darete grande contributo per la creazione dei contenuti. E un altro ringraziamento speciale, un abbraccio calorosissimi a tutti quegli iscritti che da tanto tempo mi seguono con grande passione e grande entusiasmo. Allora, oggi appunto parliamo di mercato perché ci sono delle perline, niente male, delle classiche stivellate che però stanno trovando sempre più conferme concrete appunto nelle news di calciomercato.com soprattutto, perché quello è diciamo il portale a cui sto attingendo per la maggiore. Allora, Vlahovic ne abbiamo già parlato, è l'obiettivo numero uno per l'attacco, dato che sono arrivati 72 milioni con la Champions League, appunto 51 milioni per i gironi, 25 milioni di ingresso agli ottavi e poi tutti i bonus derivanti dalle vittorie che sono circa 9,6 milioni. E comunque è uno dei giocatori più indiziati, diciamo maggiori, a ricoprire il ruolo di centravanti di riferimento, anche perché Morata molto probabilmente non verrà riscattato. E invece il giocatore di cui voglio parlare stasera, e molti di voi mi hanno chiesto di dare delucidazioni a riguardo, perché è un giocatore di cui si parla più o meno da quando è andato via, parliamo di Pogba, non è detto che rinnovi col Manchester United, anche perché a gennaio praticamente è in via di scadenza, scade il giugno 2022, non c'è più tempo, e la Juve sta attanagliando il calciatore assieme all'aiuto di Raiola per provare a proporgli un 10 milioni di ingaggio più bonus. Chiaramente farebbe un po' storcere il naso a Dybala e a De Ligt, che sono quelli pagati di più, però visto che corre anche buon sangue tra Dybala e Pogba, si sono incontrati spesse volte anche a Miami durante la stagione estiva, e potrebbe accettare comunque di avere circa lo stipendio di Pogba, e non dovrebbe esserci problemi a livello di spogliatoio, e appunto sarebbe stupendo andarlo a prendere. Il piano di Cherubini è stato stilato, quindi è già ormai palese, è pronto sotto gli occhi di tutti, che è quello di sfruttare il tesoretto derivante prima di tutto dai soldi della Champions, ne abbiamo parlato, ma anche dalle cessioni di Kulusevski, il mancato riscatto di Morata, che sarebbero 35 milioni buttati perché è un giocatore che non sta rendendo, Rabiot e Ramsey, quindi quattro giocatori sacrificabili per arrivare chiaramente a entrambi probabilmente, perché con questo introito di tesoretto più la Champions League ti puoi permettere entrambi sicuramente, anche perché la Juve potrebbe essere molto brava a sfruttare la scadenza e non dover pagare nulla di cartellino, quindi attenzione veramente a quello che può succedere nel calcio mercato della Juve, perché come vi ripeto, anche se molti di voi non sono d'accordo e mi hanno detto che sparo cialtronerie, panzane e mi invento un titolo ogni giorno pur di diciamo creare un video, in realtà vi riporto quello che è sotto gli occhi di tutti e chiunque può andare a leggere appunto nei portali di calciomercato.com e non solo, e ci sono i riscontri economici, cioè la Juve ha i soldi per andare a fare delle operazioni di mercato. Chiaro che poi, visto che viene da una situazione finanziaria dove ha appena pianato un bilancio in rosso, non è detto che sfrutti tutti i soldi che diciamo gli sono arrivati, però come vi sto dicendo c'è la possibilità di sfruttarli per andare a prendere due acquisti forti che andrebbero a puntellare due zone del campo veramente in difficoltà. Quindi anche lì ragazzi, prendetela come vi pare, nel senso fate tesoro di quello che vi ho detto, fatevi una vostra opinione chiaramente, perché non voglio imporvi nessun dettame e nessuna teoria, però chiaramente adesso con i nuovi bilanci che abbiamo è molto più probabile che la Juve faccia mercato, anche perché se rinforza la squadra adesso, qualora la Superlega si avviasse, Agnelli avrebbe altri 350 milioni per il mercato, e a quel punto avresti già la squadra per la Superlega e non dovresti neanche sfruttare quei soldi per il mercato, ma per altre cose, magari per migliorare, non so, lo stadio, per avere, ammortizzare dei costi. Insomma, la Juve è in un momento in cui può sfruttare un ottimo bivio in positivo, cioè può decidere se andare nella strada dell'investimento a lunga durata oppure nel mantenere questa rosa qua e appunto sfruttare i soldi per altre cose. Però io presumo che a sto punto Allegri abbia spinto in società con Agnelli, Cherubini e Nedved per andare a puntellare questa rosa, che è diciamo in un momento in cui se la puntelli vai su, perché comunque in Champions League abbiamo visto, se giochiamo coralmente in una maniera armoniosa siamo una squadra forte.
Ma però non possiamo continuare a oltranza a giocare così, ci vogliono dei giocatori in più. Proprio perché lo spogliatoio è spaccato in due, quindi Allegri non può mettere, diciamo, in campo tutti i giochisti, cioè tutti i giocatori che votati all'attacco che non pensano soltanto a difendere. Perché purtroppo servono comunque uno o due giocatori o anche tre che hanno questa tendenza a difendere. Se tu invece vai a mettere due giocatori nuovi, forti come Pogba che fa reparto da solo, Vlahovic che fa reparto da solo in attacco. È già diversa la storia, perché Allegri avrebbe già più opportunità di tenere in panchina giocatori che magari non rendono bene e mettere questi due fenomeni che secondo me potrebbero veramente fare a caso nostro e darci una mano grandiosa sia in Serie A a fare le rotazioni giuste, sia in Champions League per alzare il nostro tasso tecnico ed andare a avvicinarci a quelle prime quattro europee che in questo momento sono ancora superiori a noi. Mi riferisco chiaramente a Chelsea, City, PSG e Bayern Monaco, diciamo queste quattro qui. Poi chiaramente anche Real Madrid e Barcellona hanno rose di tutto rispetto e che sono secondo me alla pari nostro anche di più. Quindi questo è un po' è quanto, ragazzi. Ditemi anche la vostra su questo argomento qua. Chiaramente non sono gli unici giocatori che la Juve sta andando a trattare. Parliamo anche di Tchouaméni, Van de Beek, Gravenberch su tutti. E quindi capite anche voi che siamo nel campo delle ipotesi, ma ipotesi che stanno pian piano diventando sempre più concrete perché ne stanno parlando veramente in maniera insistente in tutte le emittenti televisive, tra queste una delle più affidabili che è Sport Mediaset. Quindi non a caso stanno accostando i nomi di Pogba e Vlahovic alla Juve. C'è qualcosa di vero. So che è un nome che fa arrabbiare e divide anche molto la tifoseria perché è anni che dice che tornerà, che è legato a Torino, sembra quasi che ci prenda in giro, però come vi ripeto, al Manchester United, secondo me, si è un po' arenato, cioè non vede spirali di miglioramento. Avete visto anche il Manchester fatica in campionato, anche in Champions League è stato salvato dai gol di Ronaldo, mentre la Juve gli affiderebbe le chiavi del centrocampo e secondo me è un'ipotesi molto ghiotta perché potrebbe andare a fare altri 4 anni, 5 anni di carriera, non dico chiuderla da noi, però diciamo pieno della sua maturità, sfruttarlo per andare a vincere qualche trofeo, magari da noi. E non sarebbe male, perché avere da gennaio Vlahovic e lui e Pogba per farsi tutti gli ottavi in su, secondo me abbiamo delle grandi, grandi chance, diciamo, di dire la nostra, almeno per entrare nelle prime quattro. Poi vincere la Champions chiaramente è difficilissimo, però sapete, potrebbe essere anche un anno buono, perché visti da matricola, molte squadre non ci prendono sul serio e magari poi facciamo un exploit improvviso, come ha fatto il Chelsea l'anno scorso, che poi in maniera imprevedibile è riuscita ad arrivare a battere appunto il Real Madrid in semifinale e il City chiudendosi in difesa e rischiando pochissimo e portando a casa con 1-0 striminzito la coppa. Ditemi cosa ne pensate, ragazzi, di questo video. Lasciate un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto, un abbraccio e grazie di esserci come sempre. Ciao, ragazzi.